In questo video parliamo di pre-gara e vorrei darti 4 consigli che ti possono permettere di correre al meglio la tua gara, ottenere un'ottima performance e magari riuscire anche a correre il tuo personale. Il pre-gara poi è assolutamente fondamentale per correre bene, bene in gara. È assolutamente importantissimo il riscaldamento, ne abbiamo parlato già in diversi video, abbiamo visto come ci si può riscaldare prima di una gara di 100 metri, di 200 metri, di 400 metri, prima di una gara di mezzo fondo, e oggi ci soffermiamo soprattutto su quelli che sono gli atteggiamenti mentali. Quindi iniziamo subito con il primo consiglio. Il primo consiglio che ti do è: almeno da quando inizi il riscaldamento devi stare con te stesso. Quello da evitare è proprio di parlare. Innanzitutto parlare costa energie, sia fisiche che mentali. Ti distrae dalla gara e ti deconcentra. Quindi quello che ti consiglio è di stare con te stesso, di evitare appunto di parlare con gli altri e di risparmiare energie. Sei lì per gareggiare, ti sei allenato duramente per ottenere una buona prestazione, per fare magari il tuo personale, evita di sprecare energie per niente. Certo, magari c'hai amici, conoscenti con cui vorresti fare le chiacchiere, va benissimo. Dopo la gara, almeno in quell'ora, ora e mezza prima della gara, devi concentrarti, devi stare con te stessa, devi cercare di concentrarti al meglio per la gara, di riscaldarti al meglio e di fare di tutto per ottenere poi un'ottima prestazione. Quindi il primo consiglio è quello appunto di evitare di parlare, quindi praticamente di stare zitto e stare con te stesso. Il secondo consiglio è appunto quello di concentrarti solamente sulla gara. Quindi nel pre-gara, soprattutto nel riscaldamento, l'unico pensiero che devi avere è la gara. Quindi pensare a come vuoi correre, come devi correre, al tempo in cui vuoi correre. Tutti i tuoi pensieri devono convogliare sulla gara. Così facendo aumenti la concentrazione, metti il focus su quello che è importante, quindi sulla gara, e questo sicuramente ti aiuterà ad avere un'ottima prestazione. Il terzo consiglio è quello di avere un buon dialogo interno. Abbiamo fatto un video in cui abbiamo parlato del dialogo interno e abbiamo visto quanto sia importante il dialogo interno, video che ti invito a vedere. Quindi una cosa molto importante prima della gara è avere un buon dialogo interno, quindi parlati, cerca di vedere le cose positive, cerca di vedere come stai, se stai bene, come stai bene, cerca di pensare soprattutto a come ti sei allenato, a quanto ti sei allenato, a tutti i sacrifici che hai fatto per andare in gara, per piazzare poi quello che è magari il tuo personale. Il pensare a tutto quello che hai fatto, a tutti i sacrifici che hai fatto, a tutti gli elementi duri che hai fatto. Questo ti aiuta sicuramente ad aumentare quella che è la tua motivazione e ti dà un sacco di energia per poi andare in gara, andare a cannone e spaccare poi tutto. Il quarto consiglio che ti do è quello di visualizzare. Anche qui abbiamo fatto un video sulla visualizzazione che ti invito a vedere se nel caso in cui tu non l'avessi ancora visto. Quello che ti consiglio nel pre-gara, soprattutto nel pre-gara, comunque anche prima, e nei giorni prima, nelle settimane prima, cerca di visualizzare, cerca di vederti in gara, cerca di vedere come vorresti correre e cerca di correre la gara più volte possibile. Più corri la gara in testa, più poi quando andrai a correre la gara veramente riuscirai a correre come vuoi. La visualizzazione è sicuramente molto importante, come abbiamo detto anche nel video, lo ripeto tante volte. Il pensare di fare qualcosa, di fare un'azione o il farla per il nostro cervello è assolutamente la stessa cosa. Se tu pensi, ti immagini di correre una gara o di correre una gara nella realtà, è assolutamente per il nostro cervello è la stessa cosa. Quindi se tu corri la tua gara più volte prima della gara, hai sicuramente molta più esperienza e quindi andrai sicuramente in gara più sicuro di te e riuscirà poi a piazzare un'ottima prestazione. Io spero di averti dato qualche consiglio che ti possa essere utile per piazzare un'ottima prestazione, magari per piazzare proprio il tuo personale. Se hai qualcosa da aggiungere, sicuramente lascia un commento qua sotto, scrivi una mail, la mia mail è ranfast@fastandfit.info. E con questo finito, ti ringrazio, ti saluto e mi raccomando, sempre a casa. Ciao!